Allora, buongiorno, siamo qui con Anja Demirovic che ci parlerà della sua arte e di come riesce a esprimersi attraverso la pittura. Allora Anja, prima di tutto spiegaci come mai sei voluta venire in Italia e di dove sei tu, da dove vieni? In Italia sono arrivata di Bielorussia perché mi è sempre piaciuto l'Italia, è un paese legato con cultura, arte, sempre. E poi l'Italia è un bellissimo paese che mi è rimasta in cuore da piccola. Quindi eri già venuta, sì. Eri già venuta qui? Sì, sono stata qui da piccola, 3 volte sono andata in Italia. E adesso da quanto sei stabile qui in Italia? Adesso sono qua da 4 anni. E la tua famiglia con che ti appoggia, che rapporti hai adesso con loro? La mia famiglia è in Bielorussia, mi appoggiano tanto, sempre sono vicino a me, sono contenta io. Certo. Ci hai detto che frequenti l'Accademia di Brera qui a Milano. Sì. Ecco, come mai Brera? Perché Brera è una delle migliori accademie di arte di Italia e in mondo. Poi in Brera si studia molto arte contemporanea, per questo ho scelto Brera. E come mai ti piace l'arte contemporanea? È una cosa che hai sviluppato dentro di te? Sì, mi piace molto, magari perché da noi non si studia tanto, da noi si studia più arte classica e quando sono arrivata in Italia ho scoperto che qua arte contemporanea si sviluppa molto e poi c'erano tanti artisti prima che da noi non sono conosciuti e per questo certo, sto studiando. Ecco, parlando di arte contemporanea, quali artisti ti hanno ispirato? Mi ispirano Lucio Fontana, Francis Bacon e Saïd Twombly, anche artista americano Franz Kline. A me piace molto stile espressionismo astratto. Astratto, io dipingo pure un po' astratto, figurativo, espressivo, quindi... Hai delle opere magari che ti sono rimaste impresse e da cui prendi spunto? Sì, ci sono tantissime opere, ogni volta quando le vedo mi ispiro. Certo. Trovo qualcosa di nuovo sempre, posso guardare tante volte. E invece, noi pensiamo che spesso dietro a un artista ci sia anche un maestro, una persona che lo aiuta, che magari spiega alcune cose tecniche. Ecco, dal tuo punto di vista, tuo personale, hai avuto dei maestri o delle persone che ti hanno aiutato, ti stanno aiutando nello sviluppare la tua arte? Mentre studiavo, certo, c'erano sempre accanto a me i professori, però adesso non direi che ce l'ho qualcuno, però persone che conosco, che sono legate con arte, sempre mi aiutano. Poi amici, tutta la gente. Certo. E invece parlando un po' dei tuoi progetti futuri, hai qualcosa in testa? Vuoi parlarci di qualche evento, magari di qualche quadro che stai dipingendo? Sì, per adesso ce l'ho un progetto, devo dipingere un quadro su commissione per una casa al mare, quindi la tema è pure di mare. Bello, e ne hai altri invece? In futuro pure ci ho altri progetti, anche sempre al mare, però ancora non sono sicura, vediamo. Certo, e parlaci un po' del tuo lavoro invece. Abbiamo capito che dipingi quadri
anche su commissione. Ecco, come è facile trovare lavoro, com'è per un artista? Se sei un artista bravo, lavoro, e se vuoi, hai tanto voglia, sempre puoi trovare. Tu trovi magari tramite conoscenze, tramite sì, amici? Sempre tramite conoscenze, tramite amici. Certo. E dopo, quando sei già più o meno conosciuta, iniziano a chiamarti, se sei brava. Ecco, hai lavorato soltanto in Italia, ti hanno magari chiamato anche all'estero? Sì, io ho fatto 4 ristoranti in Italia, ho fatto decorazione su muri, pavimento, soffitto, anche dei quadri. Sono ristoranti come il Carnissiero, che era primo, poi era Tavolino, Cavallini, Miss Smith qua in via Moscova, e un altro all'estero era sempre il Carnissiero, però ad Ibiza. Bello, e ti è piaciuto andare lì? Come ti è sembrata come esperienza? Certo, mi è piaciuto tantissimo, perché Ibiza è una mia isola preferita. Anche per la vita mondana, immagino. Sì, 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 è molto, molto bella. Ecco, e invece, hai mai avuto difficoltà nel tuo lavoro? Hai mai incontrato magari degli ostacoli, piuttosto che magari dei committenti un po' esigenti? Delle persone che ti commissionano opere magari un po' esigenti, con cui hai avuto dei problemi? No, io sempre cerco di risolvere i problemi, sempre cerco di capire le persone, quindi i problemi possono essere solo con pagamento. Certo, e invece per quanto riguarda l'opera in sé, ti lasciano molto libera nel decidere quello che vuoi dipingere, o magari ti danno delle linee guida che devi seguire? Come funziona nel tuo lavoro? Sì, i clienti mi sempre dicono quello che vogliono fare, poi cerco io di trovare qualcosa bello, faccio dei bozzetti e poi decidiamo. Ah, quindi è una scelta comunque presa assieme al titolare? Sì, certo, sempre. E come fai a distinguerti nelle tue opere? Hai magari dei tratti, una tua firma, qualche caratteristica particolare, ecco, che ti contraddistingue? Adesso sto lavorando di questo. Non so come rispondere. Sto cercando, l'artista deve essere sempre in ricerca. Come vivi questa ricerca? Come ti migliori? Come riesci a migliorarti come artista? Sempre dipingendo, poi lavorare pure. Quindi conta molto. Le persone, sì, certo. Poi all'improvviso puoi trovare qualcosa che ti piace. Una nuova tecnica o sempre sperimenti. Ecco, come riesci a sperimentare in modo diverso? Come riesci ad avere nuove idee? Guardi magari, ti invitano a mostre, frequenti? Non so, può succedere ovunque. Mi ispiro sempre dalla natura. E poi di artisti preferiti. Se voglio avere qualche ispirazione, vado al museo, guardo le opere e mi ispiro così. Sei già invece riuscita a inserirti in qualche mostra? Hai già esposto qualche tua opera? Per adesso non ho fatto nessuna mostra, però abbiamo fatto un piccolo progetto che si chiama
stanza di arte. Lì c'erano esposti le mie opere. E invece, altri progetti che hai in futuro, sempre di questo tipo? Hai già qualche cosa in mente? Sì, ci sono tante cose in mente, poi vediamo. Certo. Allora, io ti ringrazio per questa intervista e ti auguro in bocca al lupo per la tua carriera artistica. Credi, grazie a te.